Buongiorno e benvenuti alla nuova edizione di Il fatto del giorno. Per la prima volta in assoluto, uno speaker della Camera statunitense è stato destituito. Si tratta del repubblicano Kevin McCarthy, che ha ricevuto una mozione di sfiducia dall'ala de eh, destra dello stesso partito conservatore a cui appartiene, a firma di Matt Getz, fedele dell'ex presidente Donald Trump, ed è stato approvato con 216 sì eh, su 210 no. Sono bastati otto deputati repubblicani a buttarlo giù assieme a tutti i democratici. McCarthy è deputato dal 2007 ed è stato, speaker, no, è stato eletto speaker nove mesi fa, alla fine di un lungo periodo in, eh, caratterizzato da tensioni nel Partito Repubblicano. È stato speaker della Camera dei rappresentanti dal 7 gennaio al 3 ottobre 2023. È un politico di grande esperienza, il quale negli ultimi anni si è molto avvicinato a Donald Trump, che però non ha parlato a suo favore. Di recente Matt Getz aveva accusato McCarthy di aver collaborato con i Democratici per evitare lo shutdown, il parziale, ehm, la parziale chiusura dell'attività del governo federale. La rimozione di McCarthy non è soltanto eh, significativa per essere la prima volta in assoluto, ma eh, eh, dimostra anche che l'ara radicale del partito sta prendendo sempre di più piede. In questa settimana, McCarthy era stato anche criticato per la sua soluzione sui tagli alla spesa del governo statunitense. Una legge Dampone Continuo Resolution che avrebbe finanziato il governo per 45 giorni con il compromesso di non inviare aiuti all'Ucraina. La legge era passata alla Camera e al Senato ma non aveva soddisfatto molti repubblicani che hanno minacciato la sua rimozione. I deputati ora dovranno eleggere un nuovo speaker, ma non è chiaro chi sarà il suo successore e quando avverrà. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Fatto del Giorno.